Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi nuovo video, nuova ricetta. Andiamo a realizzare il latte fritto. Vediamo ora quello che ci occorre per la realizzazione di questa ricetta. Innanzitutto una pirofila foderata di carta forno, 800 ml di latte, 170 g di amido di mais, 200 g di zucchero e qualche scorza di limone. In una zuppiera andiamo a miscelare l'amido di mais con lo zucchero. Intanto facciamo scaldare in una pentola il latte. Con l'aggiunta della scorza di limone. Una volta scaldato il latte lo andiamo a versare gradatamente all'interno della zuppiera, mescolando il tutto per evitare che si formino dei gomi. Deve essere quindi un composto liquido. Mi aiuto anche con un cucchiaio in quanto ho notato alcuni grumi. A questo punto rimetto il composto nella pentola. E lo faccio andare affinché non si rafferma tipo budino. Ecco, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Versiamo il tutto nella pirofila. E con l'aiuto del cucchiaio di legno livelliamo il composto. Una volta raffreddato, possiamo poi andare a riporlo nel frigo per 24 ore. Siamo al giorno dopo e come vedete il composto si è proprio solidificato in modo tale che ora possiamo con un coltello procedere a tagliarlo a quadrotti.
questo punto prepariamo un paio di uova sbattute e del pan grattato e procediamo con l'impanatura di questi quadrotti. A questo punto prendiamo una pentola, aggiungiamo dell'olio di semi e lo facciamo scaldare. Una volta caldo, procediamo con il friggere i nostri quadrotti o cubotti, come meglio preferite. E così per tutti. Vi lascio qualche passaggio della frittura. Una volta pronti, li cospargiamo con dello zucchero a velo. E voilà, i nostri cubotti di latte fritto sono pronti. Ciao a tutti e al prossimo video! Comunque fatemi sapere nei commenti se li realizzerete, ma vi avviso subito che creano dipendenza.